e poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella ancora, rivista la targa sotto, anche sotto, Sommella! Tocco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, dribbling, chiude fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, Robezzuolo in avanti, Robezzuolo prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Inizia la gara fra Virgin Active QDB. Sì, squadra di calcetto. Due delle squadre più in forma di questo torneo, quelli del Vanella, reduci da una vittoria grandissima contro i ragazzi del Deportivo Frustaciones, gli unici finora in grado di fermare la capolista. Squadra di calcetto rimaneggiatissima questi primi minuti, orfana di un talento come Gianni Torino Junior. Mentre si attende Luciano Summa, provano a manovrare i ragazzi Maia Celeste con Nanni Torino, si appoggia a Sabatino, Barbieri, Carrieri, inizio interrompe l'azione, palla a Vannella e poi arriva la rete di Bianco, il gol dell'1-0 del QDB che portano subito la partita su binari favorevoli. Carrieri, il velo di Otranto, forse non voluto. Torino, ruba palla ancora, squadra in maglia gialla, poi Carrieri, fra le righe, Otranto a destro, palla di poco al lato. Martina, Barbieri trova Finizio, occhio Finizio, si distendono poi della squadra di calcetto, e gol di Finizio, la deviazione. Il pareggio della squadra di calcetto, l'1-1 nonostante l'inferiorità numerica. Vannella centralmente, però tanto spara la porta, viene fermato, attenzione Barbieri, si proietta in avanti Barbieri, la finta Barbieri ancora, ostacolato Finizio per Barbieri, fallisce incredibilmente a due passi. Subito battuto però Otranto prova la conclusione, Murato, Sabatino tiene palla in campo, la recupera De Martino, c'è Otranto, arriva la rete del 2-1 di Otranto. Avevano conquistato palla i ragazzi in maglia celeste, però sono poco decisi in difesa, arriva la rete che riporta in vantaggio i gialli. Panico, Vannella, incrocio dei pali, Martino cerca un varco, Sabatino fa buona guardia, eccolo là Luciano e la palla entra. Nel frattempo arriva il gol di Otranto, cerca ancora Sabatino sulla destra, Sabatino si ferma, Sabatino in zona tiro, prova il mancino De Luce, allora ripartenza QDV, capisce ancora tutto Sabatino, c'è Finizio, De Luce incredibile si oppone, Manico di prima, Barbieri recupera. Allora Otranto, Barbieri lotta, palla che arriva a Sabatino, la serpentina, Sabatino, buca la rete, golazo di Sabatino, arriva il 3-2 della squadra di calcetto. C'è Bianco, gestisce De Martino, palla per Carrieri, subito la rete che riporta in due lunghezze avanti, ragazzi del QDB 4-2. La sponda, ottima per Finizio! 1-2 fulminante e rete davvero bella della squadra di calcetto che torna a 4-3, 1 sotto. Calcio d'angolo per quelli del Vannella. Un freddo blu
sul punteggio di 4-2 per quelli del Vannella. 4-3 anzi, finisce qui il primo tempo. Secondo tempo tra squadra di calcetto e quelli del Vannella, che conducono per 4-3 questa gara. Una partita molto avvincente nel primo tempo, che ha visto la squadra di Barbieri giocare per buona parte con l'uomo in meno, subire colpi degli avversari, che effettivamente stanno tenendo il pallino del match. Vediamo qui Otranto che sfiora la rete con un tiro deviato. Madre santa, che freddo. Carrieri, morbido, Vannella! Sì. Finizio tra le righe, Finizio! Il palo, non ci credo! Ancora sul pallone, Finizio appoggia Sabatino De Luce! Un miracolo! Il Barbo è 54. Non ti do niente! Otranto, zona tiro, Otranto colpisce Artina, incredibile! Panico per Bianco. Il 1-2 con Carrieri. Bellissimo il destro di Bianco. Insomma esce un avversario. Otranto ancora il pallone. Otranto Artina, un miracolo. Palla al limite, Bianco, 5-3. La doppietta di Domenico Bianco. Davvero una grandissima rete che porta ancora più vantaggi, ragazzi. Maglia gialla. Inizio Guido, il gol di Carmine Finizio, accorcia le distanze, sempre lui, il 5-4. Torino legge il passaggio, serve Sabatino, la scivolata, Sabatino se lo divora. Sabatino, calcio di punizione, colpisce la barriera. Barbieri per Somma. Somma in zona tiro, deviazione. Barbieri la tiene in campo, arriva Sabatino, il destro, 5 pari, Sabatino trova un pareggio che ha davvero dell'incredibile. Partita ancora apertissima in questo finale. Subito Otranto e Artina. Salve Martino. Otranto! Lo fa il 6-5 nel miglior momento dei celeste. Si riportano in vantaggio i ragazzi in maglia gialla a una manciata di minuti alla fine. Il gol è di Otranto. Calcio di rigore per squadra di calcetto. Occasione di pareggiare questa partita. Sui piedi Sabatino, che spreca incredibilmente. E sul punteggio di 6-5 per quelli del Vannella finisce qui questa gara. Partita combattutissima, con i Vannella che si aggiudicano il secondo posto in classifica. Andiamo dal migliore in campo. Domenico Bianco, migliore in campo in questa gara vinta da quelli del Vannella per 6-5 contro la squadra di calcetto. Questa partita vi porterà adesso al secondo posto. Una grande prestazione da parte tua, una doppietta, due gol davvero belli, soprattutto grande intensità, grande sacrificio. Raccontaci questa gara. No, è stata una bella partita. Abbiamo sfruttato all'inizio la superiorità numerica, approfittato l'avversario. Poi siamo stati anche fortunati nel finale, un rigore sbagliato che ci ha evitato il pareggio. Senti, una partita sicuramente combattuta, pensi che sia effettivamente meritata? Guarda, siamo stati fortunati, ma siamo stati anche bravi a segnare al massimo. E quindi quale pensi sia stato, insomma, il vostro merito maggiore, sia gli aspetti positivi e quelli negativi? Il nostro merito è stato quello di sfruttare al meglio tutti i passi, di fare gol nel momento in cui era necessario. Senti, un messo importante è il tuo, quello del Vannella, già secondo in questa ultima parte di campionato. Secondo te la vostra squadra, alla luce anche della vittoria contro la prima in classifica settimana scorsa, a cosa può ambire? Penso che possiamo giocare tutte le squadre. Giusto, dico di squadre. Per il titolo. Va bene, grazie Bianco. In bocca al lupo a quelli del Vannella. Sei proprio un cretino. Un altro scemo, tutti i portieri più cretini d'Italia.